Dietro. Ok, bravissimo. Ok, quando vuoi fermati e mettilo seduto. Ok, dai che andiamo. Bravissimo. Cupi, dai. Ok. E io qua non c'ho niente. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio del nostro Cupis Family Vlog. Oggi abbiamo qui un ospite speciale. Sono molto contento e orgoglioso di avere Marco Annovi qui con noi. No, grazie, sono molto felice anch'io di essere venuto a trovarti. Grazie mille per essere venuto. Marco, oggi facciamo queste improvvisate perché Marco era qui vicino, ci siamo sentiti su Instagram e ci siamo detti: Marco, ma perché non facciamo un video insieme? Cioè, tu per me sei un grande, io ti seguo da quando hai avviato il tuo canale, da quando abbiamo preso Cooper. Prendo molto spunto nel nostro day by day su come educare, gestire e nutrire al meglio il nostro cane. Tu hai un canale YouTube di ormai quasi 50.000 iscritti, quindi insomma sei già bello avanti, per cui insomma ci mettiamo ad ascoltarti volentieri. E oggi volevo parlare un po' con te di passeggiata, perché come sai noi abbiamo fatto un video sul guinzaglio retriever, ci interessava anche vedere come applicare il tuo approccio, che è un approccio un po', lasciami dire, innovativo. Sì, direi innovativo soprattutto, cioè non ho inventato niente di nuovo, è stato che ho cercato di mettere insieme una serie di cose che potessero andare a facilitare le persone nel insegnare la fatidica passeggiata al cane, perché ne è stato scritto di ogni, una serie infinita di soluzioni apparentemente miracolose, ma di base la gente non ha tempo per lavorare con il cane, non ha tempo ha poco tempo, quindi anche questo, e il fatto di lavorare nel quotidiano, quindi con attività tipo quali dare la pappa al cane e semplici tra virgolette esercizi, perché così non diventano neanche esercizi ma diventano un modo di interazione naturale per il cane, ti dà tutte le informazioni per riuscire ad avere il cane che sta vicino a te, ma non perché tiri e perché gli impedisci di allontanarsi, ma perché sceglie di avvicinarsi e di stare al tuo fianco. Questa deve essere la base. Assolutamente, e mi piace molto questo concetto perché è quello che facciamo noi ogni giorno con Cooper, almeno più che altro io, perché sono quello più nerd della coppia, della family, e mi piace molto lavorare con Cooper non solo con diversi strumenti ma proprio sulla relazione. Certo. Ho fatto un reel su Instagram in cui ho detto che il guinzaglio migliore del mondo si chiama relazione, no? E questo secondo me è un po' il concetto che mi avete trasmesso soprattutto tu con i tuoi insegnamenti, e sicuramente anche Giusy, perché ne parliamo sempre ed è un concetto molto molto importante. Partendo proprio all'inizio, il cane non è nato per stare al guinzaglio, e quindi è inutile che ci portiamo a casa un retriever, un cane da pastore, un cane con una memoria di razza ben definita e quindi un'attitudine per la quale è stato selezionato, e poi gli chiediamo di stare al guinzaglio, di stare di fianco, di mettersi il cappottino, di andare in un negozio, di fare tutta una serie di cose che fondamentalmente a lui non interessano. Un cane come Cupi, buttarsi dentro un fosso o rotolarsi nel fango è il massimo dell'espressione. Esatto, quindi esatto. Allora il fatto di avvicinarsi a quelle che sono attività che portano il cane a scegliere di rimanere vicino a noi, penso che debba essere un segno di rispetto nei confronti del cane. Quindi facciamo in modo che stia vicino a noi, ma perché sceglie di stare vicino. Poi concediamogli anche di tirare al guinzaglio 5 minuti, ma per lasciargli la possibilità di esplorare il mondo. Però dal momento che lo chiamo, che gli dico dai che facciamo una passeggiata insieme, a quel punto la passeggiata è una cosa fatta con una sorta di comunicazione, relazione per scelta. Mi sembra di ricordare un po' le scene degli anni 80 quando vedevi le persone in giro a passeggio, dove c'era l'uomo che ascoltava le partite 90esimo minuto, che adesso non c'è più, e la moglie di dietro che guardava le vetrine. Sì, ti aveva portato in centro, ti aveva portato a fare una passeggiata, però insieme cosa avete fatto? Niente. Niente, perché lei guardava le vetrine e lui ascoltava le partite. E un po' la cosa deve essere questa, perché fondamentalmente non ho inventato niente, cioè gente che lavora come me ce ne sono. Chiaro. Avevo solo voglia di mettere giù qualcosa di concreto per poter lasciare degli elementi alle persone da seguire. Ragazzi, perché questo video secondo me è importante? Perché Marco è riuscito a venire nella zona dove Cooper bazzica solitamente durante il giorno. Di solito molti addestratori, educatori cinofili fanno vedere all'interno dei propri canali YouTube il cane che magari è scarico dopo, non lo so, aver già corso, giocato, eccetera, eccetera, quindi sono belli che affianco, no? E sono al passo, e quindi cioè, come fai, come non fai, qual è la strategia? Magari ti vendono anche qualcosa. Oggi siamo qui vicino casa proprio perché questa è la zona dove Cooper, come dire, magari tira di più, dove è più incentivato perché sente gli odori degli amici, dove no, di solito è più confident. Soprattutto perché lui, questo è un ambiente che frequenta, quindi ha dei discorsi avviati con
gli altri cani, quindi si sente nella condizione di dover interagire anche in situazioni nelle quali normalmente abbiamo necessità di avere l'attenzione del cane, quindi questo è un po' quanto. Quindi come facciamo a mantenere attiva l'attenzione del cane su di noi? Vogliamo provare a fare una passeggiata per vedere io come la gestisco e poi ci dai tu dei feedback? Allora, oppure come... No, proviamo a vedere intanto la passeggiata che fai. Okay. E nel metodo però M2P la base parte dalla casa, nel senso che considerando di avere situazioni quali dare la pappa al cane, piccole attività che ti portano ad avere l'attenzione del cane, sarà lì il momento nel quale tu dovrai andare a strutturare quelli che sono le situazioni che ti servono per avere il cane che ti segue. Quindi consideriamo che il guinzaglio non è il guinzaglio che ti porta il cane a stare vicino, ma è la mano che dà le indicazioni al cane. Di conseguenza, alleggerire il guinzaglio dal ruolo di gestire il cane in passeggiata. Allora tutto quello che sarà in funzione degli obiettivi quali l'attenzione del cane e il guinzaglio morbido saranno da premiare e confermare. Quindi ottimo, partiamo da qua. Mi piace. Partiamo da quella che è la prima attività sulla quale cercare di impostare la passeggiata, quella che è la situazione più semplice, la pappa, e consideriamo sempre di usare il meno possibile il guinzaglio, il che non vuol dire di non utilizzare il guinzaglio dal punto di vista della passeggiata, ovvero farla senza, ma di non utilizzare il guinzaglio nelle attività che ci portano ad avere vicino al cane, quindi teniamo il guinzaglio tra le mani per una questione di sicurezza, ma all'interno della casa abituiamoci a fare tutto considerando di non avere la possibilità di tirare il guinzaglio, perché a un certo punto, lavorando con il guinzaglio, simulando di avere il guinzaglio tra le mani e con la mano che andrà a dare le indicazioni, posso tirare finché voglio sul guinzaglio, ma se il cane è scollegato, a un certo punto dovrò sforzarmi per fare dei movimenti che mi portino ad avere il cane che mi segue. Ok. Partiamo dalla base, fammi vedere la pappa, come dare la pappa al cane. Cooper. Allora, in casa è molto più ligio. Ok. Ora ha provato a... Adesso ti faccio vedere io la pappa secondo la mia versione e ti dico le cose che io correggerei. Ok. Quindi, allora, considera questa cosa. La pappa chi gliel'ha data? La pappa gliel'ha data la ciotola. Ah, ok. Perché la routine che ha fatto partire la pappa non è stata sei partito, cercando di fare delle richieste al cane e il cane ha risposto alle richieste. La differenza tra il cane che risponde alle richieste che gli fai e il cane che sceglie di risponderti passa dal si mette seduto perché gliel'hai chiesto o sceglie di mettersi seduto perché sa che ottiene delle risposte. Allora lui andrà a inserire all'interno dei comportamenti che solitamente fa il mettersi seduto perché sa che questo lo porta ad avere un premio. La routine della pappa non si è capita da dove è partita. È partita dalla ciotola che saliva, poi gliel'hai appoggiata, poi gliel'hai tornata a far salire perché lui si era avvicinato e quindi sei andato in correzione. Io farei questa cosa, ciotola in mano, finché Cupi non si mette seduto io non faccio iniziare la sequenza della pappa. Cosa succede però? Che a noi che cosa serve in passeggiata? Avere il cane che segue la nostra mano, quella che darà le indicazioni. Allora, se io già vado a liberare la mano e dico ok, Cupi, adesso parte la sequenza della pappa, inizio ad appoggiare la ciotola, quando il cane è seduto, a un certo punto io che cosa faccio? Darò al cane l'indicazione, vai. Questa mano sarà la stessa mano che mi servirà in un secondo tempo per fare la passeggiata, per dare le indicazioni al cane, per chiedergli di seguire, ma è la stessa mano che comunque ti serve per far partire la routine della pappa. Ok. Ok, inizia la routine della pappa. Il lavoro che ho fatto io è stato quello di portare il cane, avrei potuto aspettare altri 10-20 secondi, portare il cane a pensare, ma cosa devo fare per arrivare alla pappa? Okay. Questo. E la mano.
lui sta pensando, dice, ok, ma cosa devo fare per avere la ciotola? Le prime volte ci vorranno forse anche qualche minuto, poi con l'andare del tempo, siccome lui inizierà a capire, ma qua parte tutto dal mettersi seduto, seguire la mano, che è lo stesso gioco che posso aver fatto prima in passeggiata. Guarda lui. L'unica cosa che posso fare è quella di rinnovare l'interesse del cane per fargli capire che cos'ho. Se gliela porti un po' più indietro e lui si siede in automatico non va bene, deve farlo da solo. Io voglio proprio che lui si trovi in una situazione di difficoltà dove va a pensare, ma perché questa ciotola non scende? E l'unica cosa poi che io andrò a inserire è la mano che si apre. Allora sulla mano che si apre, lui dice, oh, ma se mi metto seduto allora la mano si apre, se mi metto seduto allora parte la pappa, se mi metto seduto vado a inserire il seduto in tutte quelle situazioni dove solitamente partiamo dandogli mille richieste, però se io ti do delle richieste, ti do degli input, ti chiedo qualcosa, io voglio che sia lui a scegliere di... Ti sta chiedendo aiuto, ti dice, ma cosa devo fare? No, non è caduta. Ok. Lui è bravissimo perché ti guarda, ti cerca, sì, però probabilmente comunque... tutte queste informazioni che gli sono state date a fronte di potergli dare la pappa lo hanno allontanato dal poter scegliere. Se lui sceglie, in questo modo tu dopo vai a favore del... Allora lui quando ha necessità di comunicare con te dice ok, bene, io guardo la mano e dalla mano iniziano tutta una serie di cose. Okay. E questa mano è quella che poi mi servirà per fare la passeggiata. Prova tu. Sì, sì, assolutamente. Allora, considera che la pappa routine in casa è un po' diversa. Cioè, la pappa prima va in forno a microonde, poi la mettiamo nella ciotola, poi passiamo dalla ciotola. Ci puoi fare un esercizio, lo stesso. Cioè, il discorso nostro è quello di andare a dare valore a un'attività, a un'attività che parte dalla tua mano. Il modello della passeggiata che voglio fare io diventa questo, ok? Guinzaglio, che dà l'indicazione al cane, è questa mano che gli dice ok, dai che andiamo, e questa sarà solamente di sicurezza, l'airbag della macchina, tu per vedere che sei arrivato o che hai parcheggiato avanti vicino al massimo della distanza nella quale potevi andare, non è che fai sbattere l'airbag che arrivi in fondo e quando hai toccato ti fermi. Il guinzaglio sarà una situazione d'emergenza dove all'occasione tirerai il cane, però il nostro obiettivo dovrà essere quello di usare il meno possibile il guinzaglio, che non vuol dire fare la passeggiata senza guinzaglio, ma usarlo il meno possibile, e quantomeno io utilizzerò il guinzaglio, prima imparerà il cane a non tirare. Ok, adesso lui si è messo seduto, quindi alza la ciotola, quando alza la ciotola stacchi la mano sinistra, ok, la mano sinistra deve rimanere ferma lì finché non gli dici di, non decidi di dargli la pappa, quando lui ti guarda, quando vuoi, con la mano gli dici vai, indica proprio, ok, perfetto. Quindi questo dopo diventa un movimento che ti servirà per avere l'attenzione del cane e per chiedergli eventualmente di seguirti. Inizierai a fare movimenti circolari con il guinzaglio morbido, perché io ti dico di non usare il guinzaglio e ho messo insieme quello che era per dire un guinzaglio, o l'ho fatto diventare un guinzaglio tecnico ed è quello che utilizzo per la passeggiata, per insegnare la passeggiata al cane, perché questo lo lascio per terra, faccio in modo che sia proprio veramente una situazione di d'emergenza dove all'occorrenza prendo pesto, all'occorrenza ho il cane sotto controllo, però che va a fare il lavoro è questa mano. Chi mi chiede destra, sinistra, per me non c'è problema, in Italia si guida a sinistra, in Inghilterra si guida a destra. Il cane con che mano lo tengo? Se il cane ce l'ho a sinistra, il guinzaglio sarà a sinistra, se il cane ce l'ho a destra, la mano sarà a destra. Quindi il guinzaglio lo terrò con la mano che è dalla parte del cane. La passeggiata però sarà gestita dall'altra mano, quindi okay, dalla mano opposta al cane. Ma possiamo usare il nostro guinzaglio perché è quello che usiamo ogni giorno, oppure preferisci che usiamo il tuo? Io preferisco farvi provare con questo, okay, perché questo diventa il tramite che vi insegnerà a utilizzare questo dopo, a non utilizzare questo, quindi a tenerlo morbido. Ok. Perché tenendo il guinzaglio leggero, lasciandolo anche per terra, tu sarai obbligato a usare l'altra mano, a usare
la tua espressione corporea per fare in modo che il cane ti segua, aspirare il cane, perché finché hai il guinzaglio tra le mani diventa più facile tirare il guinzaglio, diventa più facile appoggiarsi a questo strumento che per forza di cose diventa uno strumento che abitua il cane a utilizzare il guinzaglio per starti vicino. È un po' il problema legato ai famosi guinzagli estensibili. Perché il cane impara a tirare il guinzaglio? Perché il guinzaglio estensibile, che il cane sia a un metro o a 10 metri, fateci caso, è sempre tirato. Di conseguenza il cane, per stare dritto, se il guinzaglio è là, deve tirare un po' dall'altra parte per vincere la forza di trazione. E il cane imparerà a stare al guinzaglio quantomeno utilizzeremo il guinzaglio per fare la passeggiata. Okay. Lo ripeto, quantomeno vuol dire tenendo il guinzaglio tra le mani, però usando l'altra mano e dando indicazioni con il corpo. Quindi questo è un po' il senso. Ottimo. Ok, a questo punto il guinzaglio appoggialo per terra. Appoggialo per terra. Il cane tu dove lo vuoi tenere? A destra o a sinistra? Ma per me è indifferente in realtà. Okay, non... Però in questo momento dobbiamo trovare un... A sinistra. A sinistra. Ok, porta bocconcini, io lo metto dietro. Okay. Dietro, centrale, posizione centrale, perché vuol dire che se ho il cane a destra, posso... Se ho il cane a destra, quindi vado a cercare i premi con la sinistra. Se ho il cane a sinistra, vado a cercare i premi con la destra. Di conseguenza non sono vincolato. Però assolutamente possiamo lasciare al cane la possibilità di annusare a sinistra e annusare a destra, quindi non diventa vincolante il fatto che deve stare lì, deve tenere la testa girata, e questa cosa per il cane risulta anche stressante e anche per noi. Quindi il porta bocconcini dietro. A questo punto però cosa facciamo noi? Per il cane diventa ancora di più importante la mano. Perché? Perché altrimenti ce l'hai qua davanti, lui ce l'hai concentrato sul, come quelli che insegnano al cane ad avere l'attenzione del cane, perché tengono o il premietto qua o comunque vanno in giro col premio sulla testa del cane. Ok, quella va benissimo, ma quella è un'attività, è una prova di lavoro, è una preparazione specifica. Sto parlando di fare una passeggiata con il cane, non sto parlando di una prova di lavoro, non sto parlando di un esercizio. Adesso Cooper giustamente ha detto ci muoviamo così. Allora, parti e prendi un premietto, okay. Prendi un premietto in mano, ok, molla il guinzaglio e lo lasci per terra. Quindi il cane dove lo metti? Mettitelo al fianco come fai di solito. Ok, perfetto. Passa il bocconcino nell'altra parte. Ok, bene. A questo punto con la mano destra inizi a fare dei movimenti circolari che portano il cane a seguirti. Gira proprio su te stesso, tieni anche, ok. Proponigli il premio adesso. Bravo. Okay. Il premio gliel'hai proposto davanti. Ok, uh-huh. Invece in realtà doveva essere la tua mano che doveva stare indietro. Okay. Questa serie di movimenti adesso ti portano il cane a seguire la mano. Ok, quando vuoi puoi iniziare a fare qualche movimento avanti, muovendo proprio le mani come in maniera un po' militare, ma sempre abbastanza morbido. Adesso tu hai la mano fuori e questa mano fuori deve comunque tornare nella sua posizione. Ok, okay. Muovila la mano destra, portala a destra, a sinistra. Tu adesso ti stai muovendo seguendo il cane, abituati a prendere un riferimento per terra, quindi una riga, qualcosa da seguire, perché okay. Tu adesso da qua sei andato dall'altra parte. Ok, sposta la mano, hai il cane che ti segue il premio, quindi okay. Vuol dire con la mano fare cupi, vieni. Ok, molto bene. Ok, questa cosa qua. All'inizio che cosa facciamo? Partiamo, dai, andiamo, bravissimo. E gli proponiamo il premio quando è al nostro fianco. Però questa mano, se tu la tieni fuori come una carota per una lepre da inseguire, lui segue, ok, la mano, vedi, bravissimo, vieni. E io qua non c'ho niente. Allora a un certo punto posso comunque andare a premiare il cane. Bene, sono fermo, sono pronto per ripartire. La partenza non è con prendo e tiro il guinzaglio. Io qua senza guinzaglio mi serve il non avere il guinzaglio, perché sono obbligato a sfruttare al massimo e al meglio quella che è l'altra mano. Dai che andiamo, bravissimo. Cupi, dai. Ok, cupi, andiamo, bravissimo. Ok, cupi. Ehi. Ok, piccoli esercizietti fatti così. Piccoli esercizietti fatti in questo modo portano comunque il cane a lavorare, a
ascoltarti, seguirti, è sempre tutto in funzione della calma, perché non c'è mai quella che è l'attrazione, quello che è lo stress, quello che stiamo facendo una full immersion di mezz'ora e per proporre un lavoro di questo tipo ci vuole qualche giorno per riuscire ad avere qualche risultato. Però il lavoro da fare è ti darò tutte le indicazioni per seguire un lavoro in maniera dettagliata. Dai, alla fine della, del video? Sì, sì, sì. Voglio vedere cosa tiri fuori dal cappello. Dal cappello. In pratica il lavoro da fare è questo. Posso riprovare prima? Assolutamente, di... assolutamente. Okay. Quindi mi hai detto di usare la mano, però di non tenerlo. Esatto, a perché fianco. Se tu tieni la mano ferma, hai il cane che è concentrato sulla mano. Okay. Il cane non deve essere concentrato sulla mano, il cane deve seguire noi e dal momento che ci segue il nostro movimento deve essere un movimento che si avvicina a quella che è una passeggiata. Okay. Però tutto il lavoro che io faccio deve partire da quello che è un movimento, cioè guarda dove è venuto. Quindi bravissimo, bravissimo. Com'è? Ok, parlagli, raccontagli una favola. Ok, devi girare e tornare indietro. Ok, bravissimo. Ok, quando vuoi fermati e mettilo seduto. Ok, adesso puoi non lo premi con la sinistra, lo premi con la destra, con la destra, perché la sinistra è la mano che avrà il guinzaglio. Cioè, è che tutto deve passare, il tuo corpo deve passare tutto da questa mano e questo esercizio tu riesci a svilupparlo solamente se l'altra mano non si riesce ad appoggiare sul guinzaglio. Quindi quella tipologia di guinzaglio lunghina che te la puoi costruire, puoi farla in maniera molto semplice, non è il guinzaglio che utilizzerai a fare la passeggiata, come guinzaglio utilizzerai il guinzaglio che stai utilizzando adesso, ma questo serve per insegnare a te la possibilità di gestire al meglio il cane in passeggiata. Chiaro. Senza usare il guinzaglio come strumento che costringe il cane a starti vicino. Quindi non ti sto vendendo un guinzaglio, ti sto solo facendo vedere uno strumento che serve per darti le informazioni a te per riuscire a capire in che modo lavorare sul cane. Assolutamente. Quindi concretamente, Marco, come posso iniziare a lavorare da oggi in poi su questo metodo? Allora, in maniera molto semplice, partendo da quella che è la pappa, cambiando un attimino quelle che sono le indicazioni che tu dai al cane. Cerca di dare valore alla mano, lavora sul richiamo, quindi fare in modo che dal momento che ti allontani il cane viene da te, quindi rendigli la posizione al nostro fianco una posizione piacevole, un punto di partenza da per un'attività di ricerca, chiamalo al fianco come hai fatto prima, che ti viene benissimo questa cosa. Quindi essere al tuo fianco deve essere una comfort zone, un punto di partenza per qualsiasi cosa. Poi da lì vai ad inserire quelli che sono movimenti circolari, ma tutto che parte dalla mano e alleggerendo la mano che solitamente tiene il guinzaglio. Non è importante fare delle sessioni di lavoro molto lunghe, è importante fare 5 minuti, ma 5 minuti fatti bene. Poi la situazione di difficoltà, il cane, la macchina, il momento di stress, può capitare, però in questo modo andremo a strutturare un'attività che porta il cane alla calma, anche noi riusciremo a gestirci la passeggiata. La mia passeggiata più bella con Olivia è quella delle 6 di mattina e delle 2 e mezzanotte, quando ci sono pochi cani in giro, però su quella sono andato a costruire quello che è un momento intimo mio con il cane. Ottimo. Capito? Io partirei da qua, poi dopo Ottimo. Ci riaggiorniamo e poi dopo voglio un feedback su questa cosa. Assolutamente, ci applicheremo come sempre con Cooper, ogni giorno facciamo sempre dei piccoli esercizi per migliorare giorno dopo giorno, per migliorare la relazione soprattutto. Questi suggerimenti che ci hai dato sono sicuramente delle chicche. Anche una situazione come questa, ad esempio, tu hai il cane che ferma al tuo fianco. Sì. Ammorbidisci il guinzaglio. Cioè il fatto del alleggerisci, dai fiducia al cane e alleggerisci quello che è un motivo per il cane rimanerti vicino. Ok, si è allontanato, bene, richiamalo e chiedigli di venire da te perché gli proponi eventualmente qualcosa, perché lo chiami a te e poi quando arriva gli parli, gli racconti qualcosa. È chiaro che è stimolato adesso da un cane che lo sta chiamando, da qualcuno che gli sta dicendo oh Cupi, guarda che qua ci sono io, e lui chiaramente da maschio risponde e risulta essere interessato. Però se noi non facciamo niente e ci limitiamo al tirare, e dal momento che il cane è vicino a noi abbiamo già raggiunto l'obiettivo, il risultato, il cane non capirà mai che stare vicino a noi è una situazione che è piacevole, fa piacere a noi e alla fine diventerà motivo anche per lui. Capito? Cupi? Comunque è promosso Cupi? Sì, sì, assolutamente. Che assolutamente. Dici, Cupi? Veramente un super cane, ma anche tu sei molto bravo. Grazie mille Marco. A te. Marco, grazie mille per questi consigli e quindi ora da dove parto? Guarda, l'unica cosa che posso fare è questa.
tutto il tuo libro, finalmente. Io lo sai che non l'ho comprato perché ho detto un giorno me lo farò regalare da Marco. No, guarda, e me l'hai regalato tu spontaneamente. Con grazie mille. Un grande piacere. Diciamo che lì ho raggruppato tutti quelli che sono i consigli che ti possono servire, ma è stato fatto in occasione di consulenze, di lezioni. Avevo proprio un file sul telefono dove ogni volta scrivevo, dicevo questo lo devo aggiungere, questo lo devo aggiungere, questo lo devo aggiungere, ed è stato proprio bello perché sono riuscito a mettere insieme una serie di cose che sono proprio concrete, dal tipo, cioè da lì vai e vai avanti, quindi ottimo, ottimo. Partiamo da lì. Quindi grazie mille Marco, veramente interessante tutto questo, ti saprò dare poi un feedback rispetto, ti farò vedere i risultati di questo lavoro, ovviamente loro non ce la fanno più. Questo qui lo vendi anche su Amazon, giusto? Su Amazon, sul mio sito, dove vuoi. Perfetto, allora mettiamo il link in descrizione su dove comprare il libro di Marco Annovi, Cane e guinzaglio, un nuovo viaggio insieme. Bene ragazzi, siamo in chiusura, se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdervi altri video come questo con professionisti di livello anche come Marco Annovi. Seguiteci anche su Instagram, Cupis Family e I'm Dog Training. Comunque vi lasciamo sempre tutto in descrizione e soprattutto iscrivetevi anche alla nostra community di Facebook, Cupis Family Community. Vi aspettiamo per tanti consigli e confronti quotidiani con tutta la community. Ciao!